tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò e farò un tour della mia nuova base segreta. Quindi, se avete registrato il QR code della mia vecchia, vi consiglio di cambiarlo subito. Allora, comunque, oggi vi spiegherò anche un piccolo segreto nascosto nella valle segreta. Comunque, ecco qui la mia base. Adesso vi faccio vedere una cosa epica. Guardate, guardate quando entro. La canzone di Super Mario, riproviamo. Qua abbiamo invece il tavolino e qua i miei adorati Pokémon e il loro ranch. Andiamo Pokémon! Comunque, questo era. Poi qua ci sono i miei compagni, i miei amici. Se c'era più spazio per mettere decorazioni, ovviamente mettevo altro, ma non ce n'era. Voglio fare l'ultima volta la canzone di Super Mario e poi andiamo. Perfetto, il contest è nella mia... Un secondo che prendo la bandiera. No, non ce l'ho. Allora l'ho presa, sì, l'ho presa. Allora, praticamente il contest nella mia pagina sta andando avanti. E nello scorso video, per chi mi sta vedendo da YouTube, ho fatto vedere come si fa, ho lasciato il link in descrizione praticamente. Allora, adesso vi mostrerò un piccolo segreto nella base segreta, nella valle segreta, valle. Allora, cosa dovete fare per risolvere questo segreto che vi aiuterà moltissimo nell'allenamento dei Pokémon? Allora, praticamente dovete registrare i 6 QR code che ho nella mia pagina. E sono di alcuni programmatori, di alcuni giocatori giapponesi che hanno cambiato un pochino i dati italiani, quindi non è stato dei programmatori. Quindi proviamo qua. Comunque ogni volta per allenare troverete qui uno sblocca livelli. Voi dovrete attivarlo. Io lo faccio qua. Allora, e qua troverete qualcuno, una ragazza in fondo, o una ragazza o un ragazzo in fondo alla cosa. E comunque dovete sempre accendere lo sblocca livelli per aiutare il livello. Ognuno di loro avrà 3 blissei. I blissei saranno non saranno, cioè, come posso spiegarmi? Allora, questo è un bar. Allora, praticamente dopo aver attivato lo sblocca livelli e lottate, troverete che i giocatori avranno solo 3 blissei. Questi blissei non attaccheranno perché ogni loro singolo attacco fallirà e ogni turno saranno avvelenati, perché grazie alla velenosfera che tengono i blissei, cioè si autodistruggono per aumentare il vostro livello. Oltretutto i blissei sono come gli audino, aumentano di molto il livello del Pokémon. Oltretutto con lo sblocca livelli aumenterete le probabilità che il livello salga, e quindi ragazzi è consigliato molto anche. Quindi ora avete scoperto mitica questa Kyogre, Groudon e Rayquaza. Bellissimo. Questo posto mi piace. Questa sembra una palestra. Aspetta, è una palestra. La palestra è tipo erba. Ok ragazzi, vediamo l'ultima base che poi devo andare, quindi. Ok, questa l'abbiamo già. No! Eccoci qua. Boom! E ci sarà lei. Comunque ho preso ispirazione nella canzone di Super Mario da qua, perché anche qua, come vedete, solo che ci è voluta una fatica immensa per mettere a posto tutte le note, ma non è stato un problemaccio.
Ok ragazzi, adesso vi do subito il codice della mia base segreta, così che voi possiate registrarmi e avere questa magnifica base di Super Mario. Comunque, nel mio gruppo adesso siamo io, Trico e Life, su Pokémon Sempre per Sempre. Vi lascio sempre il link in descrizione, ricordatelo. E adesso andiamo a dare il codice segreto della mia base. No, non è questa, questa è di il mio miglior vicino, che chissà chi l'ha creata. Andiamo qua. Registra QR code. Rivela la tua base segreta. Ok, va bene, va bene. Ok, la mia base segreta è qua. Se non ce la fate a leggerlo da qua, lascio nella mia pagina il come si chiama? La foto del QR code. Comunque, ok ragazzi, grazie per aver visto questo video, e quindi ci vediamo al prossimo. Ditemi se vi è stato utile sapere questo magnifico segreto, e adesso vi darò le istruzioni anche per fare la canzone di Super Mario. Ciò che vi occorre sono, allora, un tappeto do basso, un tappeto do alto, un tappeto sì, no aspetta, sì, un tappeto sì, un tappeto fa e tre tappeti sol. Cosa dovete fare? Fate tappeto sol, tappeto sol, no, tappeti la sono tappeti la. Quindi la. E quindi facciamo la fa so, no, la no, la fa si do, no, ecco, la fa si do so do. Quindi facciamo la spazio, la spazio fa si spazio do tre spazi e do basso, do alto e do basso. Ok raga, spero che questo video vi sia stato utile, quindi ci vediamo al prossimo video e alla prossima.